Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, oggi vi faccio questo video, sarà un nuovo format, senza lavagna, senza questo, senza quello. In realtà, ragazzi, non è assolutamente così, non uso la lavagna perché non ho bisogno per parlarvi di queste informazioni. Perciò vado alle ciance e continuiamo subito. Iniziamo subito a fare questo video e oggi parleremo del servizio che è uscito qualche giorno fa di Mirko Scarcella sulle Iene. E tutto quanto il polverone che è uscito, che le Iene hanno scoperto chissà cosa su Instagram, nel discorso di Instagram, nel discorso che faceva crescere le persone che da zero diventavano super famosi avendo migliaia, migliaia e milioni di follower, ok? In realtà, ragazzi, non c'è nessuna novità. E per chi magari è un pochino più pratico di tutto questo, sapeva che erano tutti quanti fake follower, ok? Ma qui non è neanche colpa di Mirko Scarcella, ok? Perché lui si è posizionato e era, diciamo, un po' il capostipite di tutti quanti, ok? E il punto è che ci sono tantissime altre persone che lo facevano e lo fanno tuttora, stessa identica cosa, che ti fanno crescere con follower fake. È che Mirko Scarcella ha fatto tutto questo in modo migliore e si faceva pagare tanto, ok? Ma ragazzi, sostanzialmente non è che tutto questo sia una truffa, è che era un servizio di bassa qualità, ok? Che faceva crescere i profili con persone che non esistevano, comunque con persone indiane, pakistane, che venivano da chissà dove. E ragazzi, il punto è che comunque, come vi dicevo, se una persona sa un attimino maneggiare il tutto, capisce che erano fake e non è assolutamente una scoperta, ok? Non hanno scoperto assolutamente niente di nuovo. Il punto è che ragazzi, purtroppo il mondo di Instagram ripercorre molto il mondo di oggi, insomma, che le persone vedono oggi, nel senso. Per le persone al giorno d'oggi non conta più tanto l'essere, ok? Ma conta molto di più l'apparire. Vi dico questo perché anch'io ero così tempo fa, anch'io vi dico la verità, ho acquistato dei follower anni fa, pensando che fossero follower reali, invece erano follower finti che arrivavano da non so dove, dal Sud America, dall'India, dalla Cina. Pur avendo targetizzato che fossero soltanto italiani e soltanto di un determinato target che gli avevo messo, ok? Il punto è che la maggior parte dei servizi, chi più chi meno, fanno schifo. E comunque, anche se sono servizi, scusate, che valgono la pena, sono comunque servizi che vi danno profili fake, che vi danno persone che non sono in target, soprattutto con quello che voi dovrete parlare, che voi dovete sponsorizzare. Va bene ragazzi, perché il punto reale qual è? È che se voi dovete creare un business, se voi volete crescere la vostra immagine come influencer, ok? Avrete bisogno di pubblico in target, avete bisogno di persone che ricercano quello che voi state per dargli, ok? Non dovete comprare persone che non esistono. O comunque anche persone, anche se esistono, che non sono assolutamente in target con voi, ragazzi. Cioè, questa è la cosa più sbagliata che voi possiate fare. Se volete crescere su Instagram, se volete crearvi un pubblico, potete tranquillamente, innanzitutto, crearvelo. Dovete essere costanti nei contenuti, ok? E mettere contenuti di qualità, la prima cosa, che penso che è una cosa che sanno tutti. Poi, la seconda cosa, se volete realmente crescere su Instagram, non dovrete, e parlo adesso di Instagram come possono essere tantissimi altri social, ok? Non dovrete usare questi trucchettini, non dovete usare questi magheggi, ok? Che soprattutto in Italia vanno per la maggiore. Voi dovete crescere con l'advertising, con Instagram Ads, ok? Allora lì potete veramente fare una campagna di crescita del vostro profilo, sia se voi avete un business, sia se voi siete degli influencer o cose varie, ok? Perché cavolo, ogni giorno vedo profili di persone che hanno 100.000 follower, 500.000 follower, ma che però magari se dopo vai in profondità col profilo della persona, vai a vedere
certi siti che ci sono che tranquillamente puoi andare a controllare se in realtà questi follower sono finti oppure no, vedi che c'è un tasso di conversione, cioè ci sono pochissime persone che visualizzano realmente questi profili, ok? E se magari poi anche queste persone che fanno delle dirette, magari queste persone hanno 200.000 follower, fanno delle dirette dove ci sono 15 persone in live che sono tutte quante straniere, che vengono da non so dove e commentano cose strane, lingue strane, ok ragazzi? Cioè non è assolutamente questo il modo di fare marketing o comunque di crescere, diventare comunque, avere, cioè alla fine è sempre far marketing, ok? Anche di crescere, diventare un influencer, lì vai a fare marketing una volta che diventi influencer, ok? Perciò ragazzi, non usate questi mezzucci per crescere, ok? Anche perché se voi avete, soprattutto se voi avete un business, se voi, come posso spiegarvi? Se voi fate vedere quello che non siete le persone, chi volete prendere come persone? Chi volete attirare come persone? Potete soltanto attirare all'occhio come siete voi, che usate questi mezzucci qua, ok? Cioè io vedo tantissime persone in qualsiasi ambito, ragazzi, in qualsiasi ambito. Vi dico, anch'io l'ho fatto anni fa, sbagliando, e lo dico chiaramente. Però me ne sono accorto dell'errore che ho fatto e ho rimediato. Però tuttora vedo tantissime persone che si comportano così con i propri business. Anche persone che lavorano, che hanno business online, ovviamente. Anche persone che magari fanno network marketing online, come lo faccio io. Che magari si comprano i commenti, che magari si comprano i follower su YouTube, ovviamente non faccio nomi ragazzi, o magari si comprano i commenti sulle loro sponsorizzazioni che fanno. Ragazzi, quelli sono assolutamente mezzucci. E poi se volete avere un minimo di credibilità sulle persone facendo queste cose, le perderete assolutamente, ok? Non va assolutamente bene. Se avete un qualcosa di serio in mano da proporre alle persone, non dovete assolutamente comportarvi così, ok ragazzi? Anche perché chi volete andare a pigliare, piglierete soltanto degli idioti, come siete voi, con tutto rispetto per gli idioti, ok? Perciò ragazzi, se volete fare finalmente qualcosa di serio, se volete creare un business che vi porterà avanti, ok, e non restare sempre lì a guadagnare quei 4 spicci pensando di essere chissà chi, perché poi ragazzi un altro problema, che forse è il problema più grande che ha Instagram, è del fatto di apparire, è che se tu ti senti arrivato, ok, se le persone ti vedono arrivato perché tu hai 200.000 follower e loro ti danno a te uno status sociale che te ti senti figo, ti senti bello, ti senti tutto quello che è, in realtà dopo te non avrai più voglia di crescere, non avrai più voglia di fare altre cose, perciò resterai sempre lì ad apparire a persone che dopo le persone più intelligenti si accorgono che voi siete degli meriti babbei, ok? Perciò ragazzi, se volete veramente lavorare in un modo serio e professionale e non volete più usare questi trucchetti per crescere o comunque per diventare degli influencer anche e crescere, qui sotto noi abbiamo una masterclass gratuita sul network marketing dove potete capire il modo in cui noi lavoriamo, la serietà in cui noi lavoriamo, ok? E le persone che ci stanno dietro di noi, che collaborano con noi, che sono persone molto importanti, che sono imprenditori molto affermati, ok? E ragazzi, qua non ci sono tutte quante le puttanate che si vedono in giro, ok? Non c'è il Mirko Scarcella di turno che fa le cose finte o magari tutte quante le altre cose, ok? Perciò ragazzi, se volete avere informazioni giuste, corrette, volete fare un business serio e che dura nel tempo, guardate questo webinar gratuito. E se poi noi, quando voi andrete a schedulare la candidatura per lavorare con noi, noi vediamo che voi siete persone in gamma, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di guadagnare, tutte quante queste cose qua, possiamo tranquillamente fare la call e se c'è la possibilità possiamo iniziare a lavorare insieme.
E se invece siete persone che non hanno voglia di fare un cazzo, che si lamentano continuamente e che magari vogliono fare la candidatura solo per criticare o per estrapolare chissà cosa, vi dico già che state perdendo tempo. Ok, ragazzi. Perciò da questo video è tutto, ragazzi. Lasciate perdere i finti guru. Non pensate che le Iene ha scoperto il segreto di Fatima e tutte quante queste cose qua. Noi ci rivediamo al prossimo video. Buon business, buon tutto. Ciao!